benvenuti in un nuovo Family Vlog dopo 20 anni, dopo 20 anni. Oggi abbiamo fatto il video su AliExpress che avete visto prima di questo e siccome non stavamo vloggando abbiamo detto vabbè dai, ci manca un vlog di famiglia. Infatti abbiamo appena finito adesso di mangiare, infatti adesso parecchio intanto che siamo qua e scusate. Per chi fosse qua per la primissima volta, iscriviti al canale e per chi invece è già qua che ci conosce, supportateci con un like che non costa niente, ma a noi fa tanto. Adesso sono sicuro che mi cade tutto. Io e Ale abbiamo rotto il digiuno, abbiamo mangiato al volo. Ah, mi cade il piatto! Oh, mi cade il piatto! Abbiamo rotto il digiuno e ho fatto il pollo con il burro, un'insalata veloce, infatti c'è tutto il casino, e solo che poi eravamo un po' incasinati con alcune cose del lavoro e quindi abbiamo mangiato ad imbuto e io stavo finendo di mangiarmi le nocciole, che veramente mi è venuta una fissa di nocciole pazzesca, però volevo anche approfittarne e mangiare una roba che ho ordinato da Prozis, che mi è arrivata e che è buonissima e che io vi consiglio e che in questo ordine ho preso ad Aiosa, che sono questi. Questi sono degli snack al formaggio, solo formaggio, sono buonissimi, buonissimi. I miei preferiti sono quelli al Gouda, questi qua gialli. Poi ci sono questi qua, all'Emmental. Comunque è Aiosa, non ad Aiosa. Aiosa. Dico per la precisione perché. Che qua abbiamo nazi. Un po' mi sono venuta la pelle d'oca da di là, sono dovuta. Allora, se lo vedi un po' cicciottino, vedete il mio maritino sì. Bellissimo perché c'ha l'holter. Sapete che ha fatto. Sono troppo sexy per YouTube. Wow. Ho tenuto la pancia dentro che ancora un po' muoio proprio soffocato. Amore, cosa stai facendo? Tieni, che stavo scherzando. Anch'io lo mangio, aspettami che arrivo. Ale sta facendo l'holter per monitorare l'operazione. Comunque parliamo di cose più piacevoli e più buone. Questi sono buonissimi, questi sono i miei preferiti. Infatti ne ho presi una valanga. E poi ho ripreso i miei Omega. E poi ho preso queste che sono le proteine del pisello, che non ho mai assaggiato, ma mi sono informata e dicono che per rompere il digiuno siano tra le migliori, perché non schizzano l'insulina subito come le idrolizzate. Questo vi voglio far vedere, che è una figata. Questo completino è una figata. Guardate che bello, arancione! Ma poi i pantaloni sono a zampa, bellissimi, non vedo l'ora di metterli. Se ti piacciono? Non lo so amore, voglio vederteli su. Sono particolari. Svariano dal bellissimo al bruttissimo, quindi vediamo quando ce li hai su. Sono particolari. Comunque potrebbe essere molto bello o molto brutto, domani magari lo provo. E c'ho tutto il trucco che mi si è sfasciato, che ce l'ho da stamattina, super colorato. Comunque, adesso mi sono cambiata intanto perché adesso andiamo a portare Ricky agli allenamenti di calcio. Di solito andiamo tutti insieme, così facciamo un giro mentre lui si allena. È proprio diventata routine. E tra l'altro vorrei anche iscriverlo a fare una prova di surf, che mi sono informata su una scuola molto carina. Così magari vado a farlo anch'io. Surf. Così tutte le ragazzine saranno sue quando ci avrà 16 anni che farà il surf. Ma magari vado anche io. Tu? Oh, ma davvero? A fare surf, sì. Posso perché? Venire anch'io amore a vedervi perché non so neanche nuotare. E sono proprio buoni, buonissimi. Per una formaggiara come me. Andiamo a portare Ricky agli allenamenti. Andiamo a prendere Seba all'asilo e portiamo Ricky agli allenamenti. Devo fare un po' di ordine qua. Ricky è già pronto. Qua c'è ancora tutto il lambaradam di quando abbiamo girato il video di AliExpress prima. Ecco.
eccolo qua il mio bambino. Rigan è talmente appassionato del calcio che sta vedendo le partite dei bambini. Sì, cioè guarda solo calcio. Guarda la Roma. Cioè vedete? Vedete la mia vita? Non riesco a capire quanti anni hanno questi bambini, stanno discutendo di questo. Mi fai un bacio? Anni hanno 8. Un bacio vero, me lo dai? Il bacio della vergogna. Me dai un bacio vero? Beh. Me dai un bacio? Beh. Ricky. Non andiamo più agli allenamenti. Perché? Perché c'è troppa coda qua, non si riesce ad uscire. Andiamo a fare shopping da Primark. Sì! No. Shopping come no? Selvaggio, cioè oggi proprio non ci sono limiti. Dai! Sì. Dai Ricky, andiamo? No. Come no? Andiamo agli allenamenti. Ma no, ma non servono a niente gli allenamenti. Ma come ti permetti? Allora perché si chiama allenamenti? Ma non alleni il mento. Alleni. Cos'è che alleni? Il mento. Questa è proprio comicità da terza elementare. Veramente. Comunque volevo solo farvi vedere Ale quanti ne ha mangiati. Cioè ti devi solo vergognare. Ne ha mangiati tutti la mamma. No, uno io, ma l'ho dovuto mangiare prima di salire in macchina proprio. E io ho dovuto dargliene uno alla mamma quando io ancora non ne ho mangiato neanche uno. Cioè il mostro. Il mostro delle merendine. No, tranquilla, no! Poi. Sono un mostro! Comunque, parliamo di cose serie. Lunedì la mamma va a fare un nuovo tatuaggio! Basta tatuaggi, ma ne hai 200, cioè ma io hai 200, ti ho sposato a che eri candida, eri proprio... Adesso, ero pura. Qual è il tuo tatuaggio orribile? Scusa, cosa mi stai dicendo? Avevo capito di sì io. E comunque, almeno sulla pelle, eri completamente immacolata adesso. E uno, e due, tre, poi cos'è che mi dici? Allora. Te lo giuro, mi tatuo il simbolo dell'Inter qui. Ho un occhio qua, gigante. E ti dico, la scelta è mia, corpo è mio, scelta mia. E poi delle palpebre, sulle palpebre degli occhi. Pensavo delle... di quello dell'Inter. Sì. Pensavo delle palpebre. Delle palle qua sugli occhi. Cioè... Ricky, la mamma fa un altro tatuaggio. No. Ma voglio scrivere il tuo nome e il nome di Sebastian. No. Come no? Perché? Oh, amore! Ma io voglio scrivere il tuo nome. Guarda, tu puoi fare quello che vuoi, però... Ma è ovvio che faccio quello che voglio. Oh, sei una donna forte e indipendente. Sì, ma tutti possono fare quello che vogliono. Però ti ripeto, certo. Se io decidessi... Allora, se io posso fare quello che voglio, adesso no, esco dalla macchina e me ne vado a Nicky. Certo, Nicky è la giocheria. Nicky è la giocheria. Amore, tu hai 8 anni. Quindi se ho imitato un VC sulla guancia, dico, io ho fatto, me lo sentivo. Un VC è un bagno. Un water di qua è una cacca di qua. E ci sta. Fai, e poi faccio e li faccio unire. Questo è lo sciacquone. Cioè, non è che puoi fare tutto quello che vuoi. Ma certo, il corpo è mio e faccio io quello che mi pare. Te lo giuro, me lo tatuo il VC sulla guancia. Te lo giuro. Poi un giorno vorrò ritornare a lavorare da dipendente e non mi assumerà nessuno. Mi presento al colloquio col VC sulla guancia. Come auguri. Tra l'altro abbiamo la polizia di fianco. Ah, no, ma è un taxi. C'era un taxi tramuffato. Anche Sebastiano, ogni volta che vede questi taxi, mi dice la polizia. La polizia. Mio, mica per niente. Vedete questo qua? Non si vede una sverza. Questo qua, eccolo. Donde sta mi bebecito? Mamma! Ciao amore! Oggi Seba è andato alla granja, che è la fattoria. Sì. Come voglio? Guarda. Cosa? Ti ha fatto male il pollito? Sì. Ti ha mangiato il dito? Sì. Era buono? No. No? E poi avete giocato? Certo, l'avete preso il pollito? Sì, il pollito ha fatto cacca. Ah, sì? Ah, ti ha fatto la cacca nelle mani? Che A Laura. Ah, sì, a Laura. Laura è la sua maestra. E poi che altri animali hai visto? La capra. La capra? Sì. Hai visto? Ne abbiamo anche una qua. Hai visto la pecora che fa bene? Sì. Quanti animali hai visti? Tanti. Leone.
No. Ah, meno male, quindi dice la verità. Ecco, adesso non c'è il cielo. Hai visto il conejo? Cielo. Hai visto il conejo? Cielo. Sì, amore. Hai visto il conejo, Seba? Sì. È buono? Cos'è che stai mangiando? Brioche. La brioche? Non è una mela? No. E poi dopo la brioche dove vai? A parco. A parco! Lo prendi? Sì. Dai, prendilo, prendilo in braccio. Per me graffia. Non ti graffia. Per me graffia qui. Fa vedere dove ti graffia? Qui. Ma non ti graffia. Sistemi anche quelle cose che ha lasciato lì la mamma? Va bene. Grazie. Quelle servono i figli. Sabo. Bravo, metti via. E tu, Poldino, avete visto come sta crescendo questo cicciotto? Sta crescendo, Poldo, sta diventando grandissimo. Questo busta, mamma. Sono uguali. Hai due. Sto preparando la cena io intanto. Ciao, patatino. Lui canta la notte, è diventata una roba. Perché tu vuoi vedere la carne? Ti gusta la carne? Ma lui è un carnivoro! Sì, amore, il pollo, quello che ti piace. Lo mangi tutto? Sì. E prima me, però mangi la passata. La passata, che ti aiuta la mamma. Va bene? No. Non è molto convinto. Prima il pollo. No, prima la passata, poi il pollo. Diminuisco un po' i fuochi, che ho messo tutto a... Comunque non vedo l'ora di farmi il tatuaggio. Cioè, questo ormai è mio, fa parte di me. Cioè, questo è l'ultimo che ho fatto. Devo andare a ripassare questo. Ripassare questo qua che avevo fatto della isla di Gran Canaria. E poi mi faccio sistemare, già che ci sono, il primo che avevo fatto qua, Vida, che non l'avevo fatto dalla stessa ragazza, Jade, l'avevo fatto da non l'hanno fatto bene. Poi dove ho fatto la depilazione mi ha tranciato via questo pezzo. E comunque me lo sistema. E l'idea era di fare, allora sono molto indecisa. O fare le due scritte, Ricky e Sebastian, Riccardo e Sebastian, oppure fare una famigliola di flaminghi, che sono i flamenco, i fenicotteri, piccolini, perché Jade a me piace linea piccola, tatuaggini piccoli, linea fine e poi solo questo braccio. Mi è venuta sto schiribizzo dai 30 anni in poi, cioè io prima non ero mai stata pro tatuaggio e non vedo l'ora di farlo. Lunedì ho l'appuntamento con Jade, che è la... Mi sono stato chiaro in macchina allora. Vabbè, ma lo devo fare io, non tu. No. Io lo devo fare. Che tra l'altro abbiamo anche il tatuaggio uguale noi. Ma uno, poi ne farò anch'io un altro. Ma tu parli di 100 tatuaggi. Sì, io ne voglio fare uno, cioè, fare in pieno. Tutto il braccio qua, nero, sì. Non mi piace. Ma non tutto dico. Nero, tutto puntellato. È tutto registrato. Ma vabbè, trovate un'altra e non tatuate. A me piace. Comunque, commentate qui sotto se anche voi lo pensate come me. Io vi do un super bacio e continuo a preparare la cena. Mi tolgo la giacca, la felpa, che ce l'ho una da una parte, sì, da una parte no. Vi mando un super bacio e ci vediamo al prossimo Family Vlog.